Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Bidpark. Andremo a realizzare la lettera M dell'alfabeto al Cubic Row ed eccola qui. Ovviamente in descrizione vi lascio anche il link per realizzare la lettera S e il link per realizzare la lettera G. Buon tutorial! Ciao! Da Bidpark ho preso queste 5 bellissime tonalità che adesso vi mostro anche in dettaglio prima di iniziare il tutorial. Ho preso questo bellissimo verde, questo è il numero 940F e corrisponde esattamente al Frosted Transparent Olivine Drab, davvero un bellissimo colore. Poi ho preso questo che è il 25C, che è esattamente il Silver Lined Fire Brick, davvero molto bello. Poi ho preso questo rosa che è il 905 ed è il Celion Peach Puff. Poi c'è questa bellissima nuance che andrò sicuramente ad utilizzare per questo tutorial, che è la 23BD ed è esattamente il Silver Lined Dark Turquoise, davvero bellissima, infatti la metto qui per utilizzarla nel tutorial. E poi infine ho preso quest'altra nuance davvero molto carina, che è il 7BDF, che corrisponde esattamente al Frosted Transparent Dark Siam, davvero molto molto carina. E sono appunto le Rocaille della Toco le 110, quindi come dicevo andrò ad utilizzare questa stupenda nuance e come filo vado ad utilizzare esattamente il filo monofilamento da 0,16 mm crystal. Il tutorial della lettera M sarà strutturato come appunto strutturato il tutorial della lettera S, cioè vi dirò passo passo quanti cubetti realizzare appunto per realizzare la struttura della letterina M. Per quanto riguarda il video riferito appunto alla tecnica del Cubic Row, dove vi spiego passo passo la tecnica, vi rimando al video della lettera G e ve la lascio qui nella ID informazione. Questo infatti è il primo video dedicato alle lettere dell'alfabeto. E adesso andiamo a realizzare la lettera M. Primo passaggio, vado a realizzare esattamente 4 cubetti al Cubic Row ed eccoli qua, questo è appunto il risultato. Sono tutti e 4 appunto collegati uno dopo l'altro, questo è il primo, il secondo, il terzo e il quarto cubetto al Cubic Row. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da una delle 4 perline qui laterali e invece di andare avanti con la lavorazione realizzo una seconda fila di cubetti al Cubic Row, sempre 4 cubetti ovviamente collegati alla prima fila. Ed ecco qua, ho realizzato anche la seconda fila di cubetti al Cubic Row, questa è la prima e questa è la seconda. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire con l'ago da questa perlina qui, questo è l'ultimo cubetto che appunto ho realizzato, sono ripassata in queste 4 perline sopra e sono risbucata appunto da questa perlina. Adesso vado a realizzare anche una terza fila al Cubic Row, la terza fila è realizzata soltanto da 2 cubetti, quindi uno posto qui dove è posto il secondo cubetto e l'altro posto qui dove è posto appunto il terzo cubetto della seconda fila, quindi andremo a fare una terza fila soltanto con 2 cubetti, uno qui e l'altro in questo punto. Questo passaggio dobbiamo rifarlo per un totale di 8 volte, quindi per un totale di 16 cubetti al Cubic Row, perché andremo a fare la terza fila di 2 cubetti, la quarta fila di 2 cubetti, fino ad arrivare a un totale di 16 cubetti totali. Quindi vado a realizzare questi 16 cubetti e ritorno da voi. Rieccomi, ho realizzato esattamente 16 cubetti, questi sono i primi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 cubetti in totale. Ed è esattamente il decimo rigo, perché questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e decimo rigo. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, vedete? E vado a lavorare esattamente dove è presente il nono rigo, il nono e l'ottavo rigo. Vado a realizzare qui nel laterale, quindi giro la lavorazione e realizzo un cubetto qui al nono rigo e un cubetto qui all'ottavo rigo, sempre collegati ovviamente a questi 2 già presenti sulla lavorazione. Quindi realizzo altri 2 cubetti in questo punto e ritorno da voi. Questo è il risultato, vedete, ho realizzato appunto questi 2 cubettini al nono
e ottavo rigo. Adesso mi sposto all'ottavo rigo, cioè questo qui, questo, giro la lavorazione e proprio in questo punto qui vado a realizzare un cubetto. Dopo aver realizzato questo cubetto, mi sposto nelle perline qui in basso e realizzo in queste perline qui un altro cubetto sospeso, ovviamente collegato a questo cubetto che adesso andremo appunto a realizzare. Questo passaggio qui lo vado a effettuare esattamente per altre 2 volte. Quindi procediamo per gradi. Prima vi mostro i due cubettini qui posti in questo punto e dopo vi mostro gli altri passaggi. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato appunto questo cubettino e adesso, come vi dicevo prima, vado a realizzare un altro cubetto proprio in questo punto, utilizzando appunto queste 4 perline di questo cubetto appena realizzato. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato anche il secondo cubettino, stiamo creando questa sorta di scaletta, vedete? Adesso questo passaggio qui vado a realizzarlo per altre 2 volte, quindi in questo punto qui vado a girare la lavorazione dove ho realizzato appunto questo ultimo cubettino, giro il lavoro, proprio in questo punto vado a realizzare un altro cubetto e poi andrò a realizzare un altro cubetto qui sospeso, nello stesso modo in cui abbiamo creato appunto questo. Quindi realizziamo altri 2 cubetti qui, poi ci posizioniamo nel cubetto quello sospeso e andiamo a realizzare altri 2 cubetti in questo punto. Realizzo questi 4 cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vedete abbiamo formato appunto questa piccola scaletta formata appunto da 4 righe. Adesso dobbiamo ricreare la medesima lavorazione, però appunto andando in salita per creare l'altra parte della lettera M. Quindi mi sono posizionata esattamente in queste perline qui laterali di questo cubetto del primo, della quarta fila. Vedete, questa, come dicevo, la prima, la seconda, la terza e la quarta fila. Il primo cubetto della quarta fila mi posiziono in queste perline qui laterali e in questo punto andrò a creare un altro cubetto. Dopo aver creato questo cubetto, mi sposto nelle perline qui in alto e vado a creare un altro cubetto. In pratica vado a ripetere nuovamente questo passaggio qui della terza fila. Poi andrò a ripetere il passaggio della seconda fila e poi della prima fila. Andrò a ricreare questa lavorazione andando in salita. Quindi realizzo questa parte della lavorazione e ritorno da voi. Rieccomi, ho realizzato appunto i 6 quadratini e vedete appunto che la nostra M prende forma. Adesso dobbiamo andare a realizzare solo questa parte qui. Quindi mi sono posizionata in queste perline qui laterali di questi cubetti qui, gli ultimi cubetti. Nelle perline laterali andrò a realizzare 2 cubetti qui collegati tra di loro e poi andrò a realizzare una seconda fila sempre di 2 cubetti collegati a questo quadratino in basso. Quindi andremo a realizzare per un totale di 4 quadratini. Tutti e 4 collegati tra di loro, prima fila e seconda fila. Quindi realizzo questi 4 quadratini in questo punto e ritorno da voi. Ovviamente 2 sopra e 2 sotto. Questo è il risultato. Vedete, ho creato appunto i 4 cubetti, il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Adesso mi ritrovo a far uscire da questa perlina qui in alto, questa qui, e vado a realizzare sia in questo punto e sia nell'altro altri 2 cubetti. Uno in questo punto e l'altro in quest'altro punto. Così avremo un totale appunto di 6 cubetti completati. Dopo non ci resta che ripassare all'interno della lavorazione e andare a risbucare nella parte bassa in questi 2 cubetti e andare a realizzare qui una serie di cubetti per un totale di 10 cubetti in finale per andare a realizzare l'altra parte della gambina della M. E poi non ci resta che realizzare ovviamente la parte questa qui che è formata appunto da 8 cubetti, 4 sopra e 4 sotto. Quindi vado in primis a realizzare questi 2 in alto, poi mi sposto nella lavorazione, vado a realizzare gli altri 10 cubetti qui in basso, la stessa identica lavorazione di questo lato, e poi vado a creare la parte finale realizzata appunto da 8 cubetti. Quindi per un totale vado a realizzare 20 cubetti, 2 posti qui, 10 posti qui in basso
e 8 posti qui nella parte bassa della letterina M. Quindi realizzo questi 20 cubetti e ritorno da voi. Questo è il risultato, creato appunto i 20 cubetti al Cubic Row. Adesso vedrete appunto che la parte centrale della lettera è molto morbida, quindi oscilla. Basta ripassare soltanto con il filo e con l'ago, vedete in queste tre perline, la prima, la seconda e la terza. Basta ripassare in queste tre perline sia sul davanti che sul retro del lavoro, stesso discorso anche in questo punto e anche in quest'altro punto, per dare maggiore struttura alla nostra letterina. Questo è il risultato. Sono ripassata solo con l'ago e con il filo nei punti che vi dicevo prima, cioè il primo, il secondo e il terzo, sia sul davanti che sul retro del lavoro. Sono ripassata anche in queste perline qui, ovviamente solo ripassando, vedete, a zig zag in questo modo, e la stessa cosa farò anche qui in alto, sia sul davanti che sul retro del lavoro. Basta andare appunto a zig zag, cioè rientro in queste due perline, poi riscendo in queste due, poi riscendo in altre due, così fino alla fine, sia sul davanti che sul retro del lavoro. Quindi effetto questa operazione e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Vi posso assicurare che la parte qui centrale, anche senza inserire alcuna perlina, è bella stabile. Basta ripassare, come dicevo prima, sui bordi sia interni che esterni della lettera, sia sul davanti che sul retro, e quindi è bella stabile. Non so se si nota la differenza fra prima e adesso, è bella compatta e tra parentesi si tiene anche lì piedi da sola, quindi è bella stabile. Ovviamente voglio realizzare un video per come decorare le letterine, non ho dimenticato di realizzare il video, che voglio realizzare qualche lettera in più in modo da mostrarvi differenti decorazioni per le nostre letterine. Quindi ragazzi, questo era appunto il terzo video dedicato alle lettere dell'alfabeto, seguirà ovviamente un altro video dedicato alla lettera R. Quindi io per il momento vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!